C'era anche una vasca idromassaggio dotata di display a cristalli liquidi nell'immobile di via Quasimodo a Marano di Napoli, confiscato alla criminalità organizzata, nel quale da oggi potranno trovare assistenza anziani e disabili, tossicodipendenti, ragazze madri e donne vittime di violenza, famiglie indigenti e soggetti svantaggiati. Ha preso infatti oggi il via l'attività che l'associazione Luce delle Nazioni svolgerà nella villetta a due piani in località Salice. Sei vani accessori per una superficie coperta di circa 250 metri quadrati con uno spazio esterno di circa 200, un tempo appartenente ai boss locali. Il progetto con cui l'associazione si è aggiudicata il bene in concessione d'uso gratuito, denominato Il Calore dell'Accoglienza, prevede tra l'altro la realizzazione di un centro diurno semiresidenziale di attività per anziani e disabili lievi, uno sportello di prossimità, di un banco alimentare, una mensa sociale e un servizio di distribuzione di indumenti. È un grande progetto che quest'anno, grazie alle autorità che ci hanno dato, noi vogliamo mettere in atto e già siamo a un grande livello. Già abbiamo dato una grande voce a Marano, che come tante altre città è in difficoltà, anche qui c'è molta difficoltà nel recupero. Saranno attivati laboratori teatrali artistici, orti sociali, corsi di ginnastica dolce e saranno coinvolti operatori sociosanitari, psicologi, sociologi, esperti di musicoterapia e consulenti in materia giuridica e fiscale, che incontreranno i soggetti più deboli a partire da uno sportello di ascolto. Ci sarà un centro d'ascolto fornito da una segreteria, da una segretaria che prenderà le prime informazioni, faremo il primo soccorso. Recupereremo persone che sono in difficoltà, persone che vengono maltrattate, persone che non riescono neanche a pagare la luce, e noi cercheremo di ascoltare i loro problemi e cercheremo di individuare per ogni circostanza, per ogni situazione, diciamo, il percorso da fare, diciamo, per ogni famiglia. Il progetto non si rivolgerà solo ai cittadini di Marano, che già da solo conta 60.000 abitanti, ma anche ai residenti dell'area nord di Napoli, dell'area giugianese, coinvolgendo anche altre realtà associative che operano sul territorio, come l'associazione Fiumi di Vita. A chi vi rivolgerete? Principalmente a indigenti, ex tossicodipendenti, tossicodipendenti, interrelazioni dialogiche per cercare di recuperare psicologicamente le persone. Grazie a Dio abbiamo contatti ormai quasi da 40 anni, quindi è un lavoro abbastanza continuativo. E grazie a Dio finalmente siamo riusciti a ottenere una struttura per poter lavorare meglio. Tutta la procedura di assegnazione, dopo il conferimento del bene da parte del Comune di Marano, è stata curata dal Consorzio Sole, ente di cui la città metropolitana di Napoli è capofila. Finalmente le cose belle, quelle che ci contraddistinguono, quello che nascono da una democrazia partecipata nata dal basso, che registra e predica amore, fratellanza, accoglienza verso il minambiente. Ma soprattutto stamattina è una risposta agli articoli di giornale. Io ho sempre pregato affinché l'iter burocratico fosse più veloce. L'ente pubblico che fa di queste cose, che promuove il consorzio, che fa del bene confiscato un bene pubblico, che finalmente vive di soddisfazione, perché dove qua prima si facevano i summit, adesso ci stanno i bambini che giocano, dove prima ci si riuniva per delinquere, adesso ci si riunisce per assolvere a delle problematiche che vedono regalare la pasta, il pane alle persone bisognose. Allora chi non promuove una cosa del genere deve andare via, deve essere licenziato.